dello Padre, dello Figlio e dello Spirito Santo. E ora che tutto quanto è detto e avevo la matruzza ringraziato, attaccate suonatore, siamo pronte, lo ballo da cordetta è incominciato. Attenzione, fin benedetta! Al via da 3 giorni della Tammorra dei Briganti, l'oramai tradizionale evento giulianese organizzato dall'Associazione Liberal e dedicato alla storia dei briganti. Oltre alla musica e al folklore ci sono anche momenti letterari e di storia, con convegni e anche la degustazione di prodotti tipici locali. Il cuore della manifestazione è il centro storico di Giuliano, dove sfilano briganti a cavallo e carrette d'epoca, mentre ai bordi della strada ci sono gruppi di musicisti e danzatori di tammurriata. Giuliano rinasce dalla sua storia, ha sottolineato il sindaco di Giuliano Antonio Poggiello. Noi proviamo a riempire le strade di musica, gente, spettacoli, animazione, giochi per rilanciare la nostra città e riscoprire le nostre tradizioni unitamente a quelle del mezzogiorno. Quindi partiamo dalla nostra tammurriata per passare alle tradizioni musicali di tutte le regioni del sud Italia e contemporaneamente proviamo a fare un viaggio nel mezzogiorno attraverso le tradizioni enogastronomiche. Ci sono prodotti siciliani, calabresi, pugliesi, della Basilicata, ovviamente campani e giulianesi. Quindi sono 3 giorni di festa, spettacoli e di tanta altra cosa. Mi auguro che ci siano tante persone che vengono a riscoprire il nostro mezzogiorno e a riscoprire la nostra bella città. Siamo al lavoro in queste ore sul bilancio, quindi approvato il bilancio proviamo a mettere giù un calendario di eventi che ci dovrà accompagnare fino a Natale, quindi senza soluzione di continuità, con una serie di appuntamenti mese per mese, coinvolgendo tutte le associazioni del territorio, provando a vitalizzare la nostra città, soprattutto dal punto di vista culturale. In strada anche una mostra, una proiezione e un convegno sul tema del brigantaggio, per ricordare come il sud Italia, da grande regno, divenne trascurata colonia del nord, come spiega il presidente dell'associazione Liberal, Domenico Ciccarelli. Siamo giunti alla 4ª edizione, il progetto è nato nel 2011, a Fragualeano e a Villaricca, al Ponte di Sudinto, poi l'abbiamo portata qui a Giuliano e per 3 anni diciamo la festa è riuscita alla grande, la partecipazione aumenta ogni anno sempre di più. Quest'anno grazie anche al contributo del Comune siamo riusciti a fare una cosa di molto importante, portare rappresentanze di tutte le regioni meridionali qui a Giuliano per questi 3 giorni. Musicisti, scrittori, persone del mondo culturale che stanno dibattendo, che stanno discutendo su quello che può essere il futuro della nostra terra e quello che è stato soprattutto il passato e la nostra vera storia, la storia del brigantaggio, la storia di un popolo che non si è ribellato all'invasore e che purtroppo perse. I libri di storia non ce lo raccontano e questa è un'occasione per farlo e per ricordarlo anche alle persone magari un po' più disinteressate. Sempre la dritta, mascoli a manta, facciamo un giro, caro un distanza. Attenzione, dame il cavaliere tutto, allega, a bocca,